Ciao a tutti! Come va? Spero bene! Come sempre, prima di iniziare il video, ecco il nome dei vincitori, che questa volta sono Giulia Ponzo ed Eleonora Mattioli. Come sempre vi ricordo di non perdervi la live che terrò questo martedì alle ore 8. Ed inoltre, se vi va a fine video, se vi sarà piaciuto, ricordate di lasciarmi un mi piace ed ora passiamo avanti. Come saprete, quando prendete un cane, soprattutto se si tratta di un cane di razza e quindi parliamo che abbia un bel pedigree, questi deve avere delle caratteristiche ben precise che ne distinguono appunto la razza. Ma purtroppo molto spesso il tentativo di rendere pura una razza selezionando solo determinate caratteristiche che renderanno appunto quella razza peculiare portano con sé anche determinati difetti genetici a trasmissione ereditaria che causeranno al cane quindi diverse patologie. Andremo quindi a scoprire insieme come alcune delle razze più famose di cani sono cambiate negli ultimi 100 anni d'allevamento. Il Bull Terrier. Il Bull Terrier è cambiato molto durante gli anni, alterando il suo aspetto a causa della selezione fatta dagli allevatori, che mentre pensavano di donargli un aspetto migliore e più riconoscibile, sembra non si rendessero conto degli enormi danni che stavano facendo alla salute del cane. Lasciando stare la forma strana ed inusuale che ha assunto il cranio, ci sono numerosi altri problemi a livello genetico che questo cane presenta tipicamente e trasmette ai cuccioli. Tra queste, molto comuni sono patologie cardiache e renali. Spesso infatti presentano un rene policistico. La sordità è comune nei soggetti con il pelo bianco e tra le patologie più diffuse sui Bull Terrier ci sono quelle dermatologiche, che causano una perdita del pelo dovute a dermatiti, micosi, allergie e rogna. Il pastore tedesco. Nel 1915 il pastore tedesco era considerato un cane di taglia media e pesava all'incirca 25 kg. Oggi invece viene considerato un cane di taglia grande. Questo perché anni di allevamento e selezione ne hanno modificato completamente le caratteristiche ed il pastore tedesco di oggi pesa quasi il doppio dei suoi antenati. Inoltre, nella parte posteriore, le gambe sono più corte, abbassando il bacino rispetto alle spalle. Questo, soprattutto con l'avanzare dell'età, porta a displasia dell'anca e nei casi più gravi a degenerazione progressiva del midollo spinale che provoca una paralisi anche totale degli arti posteriori. Il Carlino. Questo simpatico cagnolino sta diventando sempre più richiesto, soprattutto grazie al suo aspetto buffo e particolare, dovuto ad importanti selezioni genetiche, delle quali ne ha pagato tutte le conseguenze, dovute infatti all'estremizzazione dei suoi tratti caratteristici. La particolare forma del cranio è causa di molte complicazioni, tra i quali problemi alla vista dovuti alla forma ed alla posizione innaturale degli occhi, problemi all'udito, le orecchie si infiammano facilmente perché non riescono ad autopulirsi e tra i problemi più comuni del carlino ci sono le difficoltà respiratorie. Il muso schiacciato infatti causa problemi alle vie respiratorie superiori che possono spesso aggravarsi, rendendoli normalmente dei cani molto rumorosi anche nel sonno. Il boxer. Il boxer sembra aver ricevuto un pugno sul muso, ma questa caratteristica è stata selezionata appositamente dagli allevatori, che negli anni hanno ridotto sempre di più le dimensioni del suo muso. Sfortunatamente, questo ha influito negativamente sul cervello del boxer, che rinchiuso in una scatola cranica troppo piccola, causa in molti esemplari episodi di epilessia, procurandogli anche problemi respiratori. Inoltre, sembrano essere particolarmente delicati e dagli 8 anni in su sono soggetti al manifestarsi di varie forme di tumore rispetto ad altre razze della stessa età. Il Saluki. Anni fa, il Saluki sembrava un cane normalissimo, ma anni di attenta selezione da parte degli allevatori hanno cambiato totalmente il suo aspetto, soprattutto da un punto di vista scheletrico. Il cane infatti presenta oggi delle gambe molto lunghe, una testa piccola su un corpo lungo e snello. Questo ha contribuito allo svilupparsi di patologie cardiache in questa razza. Altro problema molto comune nel Saluki è la disfunzione della tiroide e un aumento esponenziale del cancro in esemplari molto giovani, già dal quarto anno di età. Il Bassotto. Conosciuto anche come il cane hot dog, ha sempre avuto le zampe molto corte, ma secoli fa queste erano proporzionate alla sua taglia. Oggi il suo busto è stato letteralmente allungato ed anche se questo lo rende più attraente per i compratori, gli ha causato non pochi problemi. Il più grave è la terribile debolezza della sua colonna vertebrale, che se sollecitata anche semplicemente incitandolo a saltare, può danneggiarsi e causare paralisi. Un altro problema tipico dei bassotti è la cecità, causata da atrofia progressiva della retina. Il Basset Hound.
Anche se ha un aspetto molto simpatico da cucciolo, le sue caratteristiche selezionate nell'esemplare adulto ne hanno accorciato ancora di più le zampe e ridotto di molto la sua agilità. Tantissime sono le patologie ereditate selezionate assieme ai suoi caratteri tipici, tra i quali la displasia dell'anca. Problemi alle orecchie, che diventate troppo lunghe sono facilmente suscettibili ad otiti, e numerosi sono i problemi agli occhi, tra i quali il glaucoma, il prolasso della ghiandola lacrimale della terza palpebra e l'entropion, che è un difetto della palpebra la quale si ripiega all'interno, facendo sfregare le ciglia con la cornea e provocando un arrossamento che va curata solo chirurgicamente. Il Bearded Collie. Anche questo cane ha subito importanti selezioni genetiche. La più visibile riguarda il pelo, che è cresciuto fino a toccare il suolo. Questa è la sua caratteristica di punta, che permette a questi esemplari di essere tra i più apprezzati nei concorsi di bellezza canini. Ma è anche il suo punto debole, dato che lo rende molto sensibile al minimo innalzamento della temperatura, soffrendo molto durante l'estate. Inoltre, hanno una pelle molto sensibile e sono facilmente vittima di patologie cutanee se non ci si prende molta cura del pelo e lo si tiene sempre pulito. Il San Bernardo. Anni fa, il San Bernardo era un cane molto agile ed utile, aiutava l'uomo in diversi lavori. Soprattutto era un cane pastore e salvava gli escursionisti nei guai in alta montagna. Oggi, a causa delle modifiche genetiche, ha aumentato di molto le sue dimensioni, accorciando il muso e avendo molta pelle in eccesso. Tutte queste cose hanno causato anche molti problemi alla razza, tra i quali un aspetto poco armonioso, rughe molto marcate sulla testa e sul collo, per l'eccesso di pelle appunto, labbro inferiore cadente verso l'esterno, che causa un'eccessiva perdita di bava, palpebre cadenti, con conseguente perdita della vista, dorso insellato ed arti anteriori storti o fortemente girati verso l'esterno. Il Bulldog inglese. Questo cane molto popolare è quello modificato in maniera peggiore negli ultimi 100 anni. Il cambiamento principale è stato, nel vero senso della parola, allargare il cane, cosa che ha portato a tantissimi problemi per la sua salute. È infatti il cane con il maggior numero di patologie ereditarie e ha un'aspettativa di vita di soli 6, massimo 8 anni. Partendo dai problemi respiratori dovuti alla modifica completa del suo cranio, talmente schiacciato ed allargato che le madri raramente riescono a partorire spontaneamente e sono spesso costretti al cesareo. Sono inoltre soggetti alla displasia dell'anca e alla lussazione della rotula, hanno problemi di peso e le pieghe sulla testa, dovute alla pelle in eccesso, sono spesso causa di infezioni cutanee. Inoltre, durante i mesi caldi, sono a rischio colpo di calore. E quindi, io l'unica cosa che mi sento di dirvi è che, soprattutto in questo periodo natalizio in cui molti chiedono come regalo o faranno come regalo un cucciolo, di non cercare il cane, per così dire, di marca, ma andare a pescare qualche cagnolino, qualche cucciolo che si trova all'interno dei canili. In questo modo farete un grande regalo anche al cagnolino che prenderete con voi. Inoltre, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate riguardo all'argomento appena trattato e magari potete raccontarmi qualche vostra esperienza personale. Ed ora passiamo alla domanda di oggi. Voglio sapere in cosa consiste il disturbo tipico di alcune razze di cani, detto entropion. Ricordate che due di voi che risponderanno in maniera corretta verranno sorteggiati tra gli altri nominati all'inizio del mio prossimo video. Vi ricordo ancora una volta di non perdervi la live che terrò questo venerdì alle ore 20 e quindi non ci resta altro da fare che salutarci. Se questo video è stato di vostro gradimento, ricordate di lasciarmi un mi piace, condividetelo su Facebook e fatelo vedere ai vostri amici se vi va, aggiungetelo ai preferiti e noi ci vediamo al prossimo video.